pomeriggio, mi vedo, siamo in diretta, bentornati su Studium Virtuale, spero che vi stiate connettendo, inizio a chiedervi dei feedback, insomma ci siete, dove siete, state arrivando, siamo ad una insomma, nuova puntata di questa edizione di Studium Virtuale, oggi rientriamo nelle vostre case, voi rientrate nelle nostre, immagino che oramai abbiate un po' l'impressione che perlomeno io viva in un armadio e tutti i nostri altri amici conduttori di questa, insomma, di questo ciclo di episodi vivano nelle loro stanze, cosa che effettivamente facciamo perché non usciamo di casa come da istruzioni, insomma. Il periodo di quarantena indubbio non è semplice per nessuno, diventa complicato per alcuni ogni giorno che passa. Siamo qui insomma oggi a continuare a parlare con voi, insieme a voi, perché ci piace anche, ci piacerà se vorrete così contattarci e insomma scriverci qualcosa. Questo periodo diventa sempre più complicato, ma sta diventando così, sta mettendo a dura prova diverse delle nostre capacità, tra le quali quella sempre citata della resilienza. Sto invitando in questo con noi di resilienza proprio il professor Benini, docente, mental coach, il quale insomma l'insegnamento della resilienza ha fatto un po' un buon pomeriggio, ha fatto un po' una bandiera. Buon pomeriggio. Salve, salve, buon pomeriggio a tutti. Mi sente? Sì, siamo. E c'ho qualche problema, adesso ci manca solo che salti internet e poi... No, speriamo non manchi internet, perché se manca internet in questa quarantena possiamo metterci tutta la resilienza che vogliamo, ma... Ci sarà una sommossa popolare, ci sarà... No, ci troviamo tutti sul balcone alle 6 di sera, ma non per cantare, ma per lanciarci, credo. Colleremo i pronti soccorsi. Esatto, la rete ci connette, dai. Esatto. Io ormai nella quarantena, come vedete, anche i capelli hanno preso la via della pazzia, prendendo delle strane pieghe nel loro essere corti. Va bene, va bene. È comunicazione nell'emergenza anche questa, per cui va bene così. Dunque, si parlava dunque di resilienza, che è il titolo del suo intervento quest'oggi. Prego, dunque, che cos'è questa resilienza? Se ne parla sempre, ma ha una definizione. Allora, diciamo, la resilienza, risalire, latino, varie possibili, diciamo, derivazioni dall'antico. È un termine usato, che è stato usato prevalentemente nell'ambito della metallurgia, bene, in ambito psicologico esiste da tantissimo tempo, ma sembra che sia una cosa che è venuta fuori adesso. E sostanzialmente si riferisce alla capacità di un individuo di poter resistere a un evento avverso e di poter riorganizzare la sua vita in senso positivo. Quindi chiaramente è una dimensione personale multifattoriale, composita da tutta una serie di aspetti. È stata studiata è già roba che si studiava negli anni 80-90. Oggi, diciamo, sempre c'ho sempre questo avviso un po' polemica che poi mi caratterizza anche oggi. Ce ne siamo accorti. Lo sono perché si continua a non capire che quello che conta non è la produttività delle persone, ma il benessere. Quindi, allora, oggi, secondo me, il momento in cui certe branche hanno e sembrano occupare la maggior parte dello spazio culturale, stiamo riscoprendo tutta una serie di elementi legati alla psicologia per farne un uso, a mio avviso, distorto. E talvolta poi diventano, come voglio dire, anche campi di intervento da parte di ciarlatani di vario genere e specie, che adesso, così, in questo mondo della velocità, cercano di aggalappiare soggetti ossessionati dal successo e anche dal fare in fretta. Certo, però qui non vendiamo, non vendiamo ciarlatani, ma solide realtà, per cui abbiamo chiamato lei.
Vedi, ti no, stava dicendo dei solito, molti però io so che compongono. Però io so che è difficile, no? Quindi certo. Allora, intanto parto con un aforismo, oggi va tanto di moda, no? Quindi chi ha un forte perché, diciamo, trova qualsiasi cosa, nel senso che quindi chi ha una forte motivazione nelle cose, poi il come fare più o meno lo trova, no? È un'affermazione molto forte, nicciana, molto assolutista, però poi dopo va coniugata nella realtà. E vorrei però cominciare anche con un esempio, perché gli esempi rendono sempre meglio, in cui si racconta la storia di questo piccolo americano, questo piccolo William, che viveva con la madre, il fratello e un quadrigno, giocatore di azzardo e ubriacone sistematico, che comunque aveva in casa atteggiamenti molto vessatori e molto violenti. Il piccolo William poi aveva intorno sì dei nonni, degli zii, delle figure, però insomma viveva prevalentemente in casa, e un giorno per difendere la madre si scaglia, si mette in mezzo per separarla, e il padrigno gli spara, non li colpisce, ma i colpi delle pallottole, dei pallini, di quelle che sarà stato, rimangono fortemente impressi nel muro. E nonostante tutto questo, intorno ai 15 anni, questa persona prende il cognome del patrigno. E il cognome del patrigno era Clinton. E quindi il bambino era William Clinton, che poi noto come Bill, presidente degli Stati Uniti. Ok? Allora, adesso questo rimane impresso nelle menti. Non tutti diventano presidente degli Stati Uniti o presidente di qualcosa, ma una situazione molto difficile, che ha le stigmate della difficoltà, trova dentro un soggetto che trova all'interno di fattori di rischio molto seri, molto gravi, la forza, la capacità di riorganizzarsi, forse anche influenzato, diciamo, poi nei progetti portati avanti, un mix di conservatorismo e democraticismo, diciamo, no? Da questo passato, quel tipo di carica. Quindi questo, per esempio, lo potremmo citare come un esempio di resilienza. La resilienza viene, diciamo, mi pare pubblica, ci sono delle pubblicazioni importanti, le prime importanti nel 92, da parte di una psicologa che era la Weiner, un'americana, che aveva studiato una popolazione di bambini di un'isola Kaunai, qualcosa del genere, di Tahiti, che viveva dove era una condizione dove c'era un forte degrado. Ne vengono studiati circa 200, qualcosa più di 200, e questi soggetti hanno tutti le stigmate, diciamo, per vivere male, perché sono tutti figli del degrado sociale, tutte famiglie disastrate, ubriachezza, prostituzione, furti, quindi quartieri, un'isola che generalmente viveva in una condizione, per la situazione politica che c'era, in maniera molto triste e appesantita, in cui poi c'erano delle sacche addirittura peggiori di quello che era l'andamento generale. Lei fa un lungo follow up, cioè va a ricercare questi 200 ragazzi, e si trova che circa un terzo, contrariamente a quella che era il credo del tempo, avevano invece un lavoro stabile, avevano una famiglia, avevano mediamente studiato anche qualcosa e avevano dei figli, e quindi diciamo che mentre gli altri 100 erano 72, mentre gli altri 129 avevano proseguito tristemente in quanto era stato già predetto per loro. Allora, qual è il motivo per cui queste persone ce l'hanno fatta? Lei fotografa questa cosa, diciamo, ed è una pioniera. Poi a un certo punto viene attaccata da una pedagogista, una certa Fingerle, la quale dice: beh, questo però è irrilevante, perché tu mi fai una valutazione di tipo così ammantata di conservatorismo, mi dici hanno una famiglia, hanno i figli, hanno qui, hanno là, l'importante sarebbe capire se sono contenti di se stessi, di quello che hanno fatto, no? Che è più l'attenzione, diciamo, sulla persona. Comunque, alla fine, niente, il dibattito ci interessa poco, secondo me, questa parte è molto importante.
cioè cercare di aiutare le persone ad essere contente in qualunque tipo di campo si cimentino. Quello che da vari studi emerge è che comunque l'elemento centrale che in fondo troviamo anche nella figura di Clinton, come in tante altre, era il fatto che questi 72 bambini nella loro storia comunque avevano identificato, avevano trovato almeno una figura di riferimento, cioè qualcuno che si era preso, pur nel degrado, nel disagio, che era preso amorevolmente cura di loro. Uh-huh. Okay? E questo ci riporta quindi agli studi sull'attaccamento del grandissimo John Bowlby e della Ainsworth, così come della Crittenden, in cui è stato con chiarezza definito che l'attaccamento madre-bambino che avviene nei primissimi anni di vita, se si configura come attaccamento sicuro, è un elemento fortemente rafforzativo dell'individuo. Uh-huh. Quindi, questo per far capire che non ci sono altre agenzie a cui possiamo delegare delle funzioni, per far capire che per quanto il giovane Clinton vivesse nella confusione, comunque alla fine, anche se era attaccamento, poi se comunque trovi delle situazioni di compenso, in qualche certo modo può riuscire a emergere alcuni elementi. La maggior parte purtroppo invece comunque non ce la fanno, perché non le trovano, queste figure non esistono, non ci sono, o comunque non sono sufficienti a riequilibrare delle situazioni fortemente compromessi. Quindi nella resilienza abbiamo dei fattori di rischio. Chi sono le persone meno resilienti? Sono persone, per esempio, con problematiche di tipo emozionale, quindi persone con bassa autostima e con scarso controllo, consapevolezza e controllo, sono persone a rischio. Ci sono fattori interpersonali, quindi c'è situazioni di degrado o ritiro sociale, sono fattori di rischio. Situazioni familiari molto complesse sono fattori di rischio. Problemi dello sviluppo, quindi deficit dell'attenzione, qualcosa, ma lì poi potremmo anche sconfinare su campi di danni di natura organica e quindi sostanzialmente l'autocontrollo, diciamo in senso vasto, è il primo ingrediente della resilienza. Allora, l'autocontrollo è il primo ingrediente, però bisogna fare attenzione, perché questo è un campo molto complesso dove si fa presto a sconfinare in qualcosa che non va bene. Quindi l'autocontrollo nel senso compressivo, nel senso ossessivo, nel senso di avere, può sfociare nella compulsività delle azioni, e quindi non è esattamente quello. Okay. Secondo me ci vogliono queste capacità e poi quella cosa che ho detto all'inizio, no? Chi ha un perché abbastanza forte trova anche il come farlo, cioè quindi ci vuole, per riuscire, come voglio dire, una certa focalizzazione, una certa dedizione sui compiti su cui ci si applica e il piacere di fare questo, chiaro? Quindi quindi ci sono tante persone che raggiungono i risultati ma non sono contenti, quindi se non c'è il piacere non è un tipo, ok? Allora, persone con certe caratteristiche, quando accadono fatti di una certa rilevanza complessiva o nella loro vita, in particolare nella loro vita, va bene, se hanno questi tratti, ok? Quindi anche se vivono questi fattori di rischio, ma hanno avuto delle figure di riferimento e comunque mostrano, proprio per questo, di avere i fattori protettivi, cioè quindi quali sono i fattori protettivi? L'autonomia, quindi intendendo per autonomia l'autostima, l'autoefficacia, cioè la convinzione di poter affrontare un compito. La conoscenza di sé, insomma. E anche il locus of control, che non è un luogo geografico, ma è l'idea che una persona ha di essere padrone su larga parte del proprio destino. Cioè vedersi come artefice. Sembra banale, ma siccome nelle nostre culture noi abbiamo il problema del giudizio e della colpa, spesso si tende a vedersi come vittime del destino, perché da una parte ci condanna, ma da una parte ci assolve.
Certo, non è colpa mia perché è il destino attorno a me che è colpevole di quello che mi accade. Che, se è il destino io non posso fare niente. Certo. E quindi, chiaramente, mentre invece se tu ti poni davanti all'oggetto con un atteggiamento molto più open e non giudicante, tu ti senti il padrone e vedi tu come il responsabile, quindi non il colpevole di quell'azione che genera questa cosa, per cui correggi, brighi, fai e aggiusti le cose. L'altro aspetto è il problem solving, cioè quindi le persone resilienti hanno capacità di problem solving, quindi possiedono pensiero critico, nel senso di analitico, hanno pensiero creativo e presentano una certa progettualità, qualunque sia il campo a cui la applicano. Poi ci sono il campo delle abilità sociali, quindi le persone che hanno, diciamo, sono soggetti attivi all'interno della comunità, che sono empatici nelle relazioni, che quindi riescono anche a leggere le idee, i pensieri, i sentimenti degli altri, non in senso, l'abbiamo già detto l'altra volta, di tipo caritatevole, ma proprio come dato che acquisiscono nel confronto sociale. Senta, la interrompo un secondo. Le persone che possiedono un senso dell'umorismo anche sono caratteristiche che indicano maggiormente, insieme all'avere degli obiettivi chiari da raggiungere e ben formulati, sono caratteristiche che di solito designano una persona resiliente. Certo. Poi concludo la parte dicendo che anche la persona resiliente ovviamente può andare incontro a delle rotture di resilienza, quindi non è che si è resiliente. Sì, non è una linea costante, ma se una roba ci martella addosso, quello prima o poi ci spezziamo. Crolla subito, quello resiliente regge, poi a un certo punto si esaurisce la capacità di resistere. In questi ingredienti per la resilienza, Rita Brancaglione, dai commenti, forse li vede anche lei, ci consiglia essere causativi. Rita Brancaglione, ci aiuta a sciogliere. Rita Brancaglione ci consiglia, anche perché è una collega. Ah, ok. Quindi, allora, grazie Rita. Essere causativi, giustamente ci sollecita lei su questo punto, perché è legato al locus of control, cioè chi ha idea di essere l'artefice. Ok, era quello che si diceva prima, dunque. È causativo, quindi è proattivo, cioè è una persona che pensa di essere lui che determina certo. la maggior parte delle cose della sua vita, no? Certo. Però tutte le caratteristiche di cui lei ci ha dato questo quadro danno l'idea di essere sostanzialmente già inserite nella nostra RAM in un qualche modo, no? Essere congenite, essere già nel nostro starter pack dopo, diciamo, i 3 anni, se abbiamo avuto anche quella figura di supporto di cui lei ci parlava prima. Dunque non si può imparare ad essere resilienti? Certo, allora, se poi quelli che hanno dei problemi vengono da uno bravo come me, allora vabbè, questa è pubblicità. Vabbè, allora, però gliela passiamo. Allora, a parte la battuta, cioè certamente è giustissima l'osservazione, le persone che ai 3 anni sono, diciamo, 3-4 anni, sono già segnate dei tratti abbastanza importanti, e che secondo me comunque ti tracciano per la vita, diciamo. Sul piano della consapevolezza, dell'autocontrollo, dell'autogestione, di aumentare il senso dell'autostima, quindi di cambiare la prospettiva cognitiva attraverso il quale tu leggi gli eventi, e quindi diventare più centrale, avere più senso di proattività, quindi più senso di avere un locus of control interno, si può chiaramente lavorare. Ci si può lavorare, qualcuno. E d'altra parte oggi, come vedete, ci sono per esempio nelle librerie moltissimi testi che alcuni non sono così attendibili, insomma, diciamo sul piano dell'autoaiuto, così, che quindi tendono comunque a dare degli input, no? Cioè, per cui una persona, diciamo, può trarre degli spunti, no? Può trarre degli spunti dal comportamento di altri, da quello che legge, da quello che fa, per fare poi delle riflessioni, il pensiero critico a cui facevo riferimento prima. In casi più complessi, quando chiaramente nelle strutture che hanno una rottura di resilienza si dovessero generare elementi
anche chiaramente che diventano di pertinenza clinica, diciamo, in un certo senso, o forme di patologia, lì chiaramente poi sono necessari anche interventi di altra natura. Quindi, diciamo, noi conserviamo per lungo tempo, nonostante i tratti iniziali, conserviamo per lungo tempo una certa plasticità da poter in qualche modo riequilibrare alcuni elementi della nostra vita. Ripeto, dopodiché ci possono essere delle persone che sempre sono state resilienti e che improvvisamente fanno un crash perché in una determinata situazione si trova definitivamente. Questo è legato alle strategie che una persona ha messo su, quello che si chiama il coping, cioè voglio dire, quindi non siamo immortali, non siamo eterni, quindi noi stiamo cercando semplicemente di ragionare su un atteggiamento per cui davanti a una situazione negativa immediata o perdurante nel tempo avere alcune qualità, alcune caratteristiche rispetto ad altre è una posizione di è una condizione di vantaggio per essere resiliente. Certamente. Fermo restando che potremmo non farcela. Potremmo non farcela, però. E c'è un modo per misurare qual è il nostro grado di resilienza oppure è una qualità che resta così nell'aereo? Allora, io personalmente, diciamo, per curiosità, la resilienza è stata molto studiata e ci sono moltissimi studiosi, tra i quali esiste un certo Connors, al quale io scrissi a suo tempo, perché lui aveva fatto, ma ce ne sono tanti altri, aveva fatto un test, gli americani amano molto fare test, i quali test però, ripeto, non sono i test di Annabella, sono di solito dei test in cui le domande sono studiate e che i test psicometrici subiscono un processo un po' come quelli dei farmaci. Tu quando costruisci un test fatto di domande in cui vuoi indagare una dimensione hai bisogno di sottoporli a un processo di validazione statistica, scientifica, in modo essere certi che il test va a misurare quello che tu esattamente vuoi misurare. Connors ha fatto una scala che mi sembra c'erano circa 25 punti che poi si correggono attribuendo dei punteggi a seconda delle risposte e si ha una scala che va da 0 a 100. Chi ha 100 è persona molto resiliente e chi ha 0 è persona per niente resiliente. Ora, Connors, come altri, vedeva la resilienza come un tratto di personalità, cioè quindi qualcosa di fisso, predefinito, diciamo. Quindi la scala ti misura oggi, ma però secondo me se tu ci lavori conservando quella plasticità non è un tratto fisso, puoi sicuramente migliorarla, però esistono, come esistono nei quozienti intellettivi, così come esistono per la valutazione di aspetti della personalità, gli americani sono molto appassionati di queste cose, che hanno anche una certa validità indicativa, no? nel senso che comunque il test non è l'elemento attraverso il quale si fa clinica, ma è un elemento che può corroborare la clinica e quindi la capacità di un tra virgolette clinico, nel senso a tutto tondo, cioè nel senso che è davanti alla persona nell'avvalorare certe percezioni, no? Quindi è una doppia conferma, diciamo. Io credo molto più della capacità clinica diretta. Clinica dell'essere umano. Senta, abbiamo una domanda che ci hanno posto. Si chiede quanto possano aiutare i gruppi di autoaiuto e se sia più facile acquisire resilienza con le proprie mani o col confronto con l'altro. Allora, i gruppi di autoaiuto, voi sapete, io non ho grande esperienza in questo settore, i gruppi di autoaiuto hanno valenza in tanti campi, dall'alcolismo, cioè, secondo me abbiamo un problema nel gruppo di autoaiuto, ripeto, non ho esperienza, ma ci vado un po' a lume di naso. Se in un gruppo di autoaiuto ci sono 10 persone che cercano di autoaiutarsi, vuol dire che ci sono 10 persone che hanno dei problemi. Dov'è il trainer di questo gruppo? Chi è il trainer? Chi è colui che guida il processo? Ecco, io mi pongo questo quesito. Certamente abbiamo detto che l'isolamento sociale è un fattore che non favorisce la resilienza, quindi condividere, però un discorso è condividere
e capire che anche altri hanno certe problematiche o certe dinamiche che hai te. Un discorso poi è qualcuno che catalizza un processo perché si cambi la struttura cognitiva di una persona, o si cambi o si cerchi di averne la gestione e il controllo in modo da resettarsi in una maniera diversa. Quindi, e per quello lei suggerisce l'aiuto di gli esperti, insomma. Ma dipende sempre dai livelli di... Sì, dal livello, ovviamente. Però, certo. Dal livello di complessità, ecco. Quindi, certo. Diciamo, certo. Ci sono tante situazioni in cui comunque da soli è molto difficile farcela, no? Quindi già essere in 10, diciamo, in cui più o meno si condividono alcuni aspetti, già questa ripartizione, no? Poi il fatto che tu vedi le cose tue negli altri, ma è come se tu non fossi te, ti libera, ti può anche portare a sviluppare dei pensieri, quindi possono avere una validità. Io sono aperto a tutte le soluzioni, perché il mio quesito finale è se ha funzionato o non ha funzionato, quindi non ho un preconcetto, un pregiudizio verso una cosa così in maniera a prioristica. Questo, insomma, la resilienza è una delle caratteristiche, quindi per quello che ci siamo detti cambia un po' la percezione che noi abbiamo di questa quarantena, immagino, perché più si è resilienti, più si può, insomma, trovare dei modi per supplire a tante carenze che questa situazione ci porta. Sì, ecco, allora. Se ci accorgiamo di stare reagendo male, cosa possiamo fare? Allora, la persona stiamo facendo male, voi vedete, no, dalle varie messaggistiche che ci sono, gli hashtag, io resto a casa, cioè, gli hashtag io resto a casa, io, no, tende già, non so quanto volontariamente, a far capire che tu hai la responsabilità di te stesso, no? Cioè, quindi non è solo un decreto vessatorio, ma è un tentativo di essere artefici della propria... I protagonisti di un... Ecco, in questo momento, secondo me, succede una cosa che io ho visto accadere tante volte quando ero concentrato nell'aspetto clinico, diciamo, della psicopatologia, in cui io ho visto persone con alcune caratteristiche che avevano una grande capacità di gestione dell'immediato, della parte emergenziale, che una volta risolta la parte emergenziale hanno fatto il crack, no, cioè hanno avuto un crack. Sì, sono completamente perdute. Esatto, cioè, faccio per dire, una persona che ha un problema impellente, molto immediato, butta tutta l'energia lì, tutto il controllo. Sì, risolve il problema e poi implode. La situazione si risolve e quindi uno dovrebbe rilassarsi. Io ho visto collassare le persone dal punto di vista, intendo, di sistema psicologico. È una cosa che adesso temo un po'. No, perché adesso noi, anche se non lo vediamo, però adesso piano piano, è già un mese che c'è questa situazione, adesso l'abbiamo capito che lì fuori c'è un nemico, non tutti, ma insomma, se vedi... Nella stragrande maggioranza. Quindi sì, all'inizio abbiamo vissuto la costrizione, poi a forza di ragionarci noi abbiamo il nemico, come dicevamo l'altra volta, abbiamo il leone fuori della caverna e ci aspetta. A un certo punto questo leone non ci sarà più, o ci sarà parzialmente, o sarà parzialmente addormentato, questo se ne occupano i virologi e quant'altro. Ecco, lì mi aspetto magari di vedere qualcuno che uno scompenso, tipo un disturbo post-traumatico, qualcosa del genere, delle forme di ansia, me lo fa alla fine, cioè quando sostanzialmente può permetterselo. Perché quando l'emergenza sono dedicate lì. L'altra cosa che io osservo è che la totale focalizzazione sul nemico che c'è adesso, che in realtà ci polarizza lì, non ci fa pensare, giustamente, perché l'attenzione o la mandi da una parte o la mandi dall'altra, a tutti i problemi che ci saranno dopo, che saranno di natura economica, di natura, cioè, quindi assisteremo poi ritornerà lo scontro politico, ritorneranno tutte queste amenità che ci imperversano nella vita. Ci intrattengono giornalmente. Che ci creano problemi piuttosto che risolverceli, devo dire la verità. E quindi io non vedo, no? Cioè, bisogna cominciare a ragionare sul fatto che siamo in un evento acuto, il quale avrà delle conseguenze che sono la sua espressione, anche se non direttamente causate da lui, nel senso che il virus non c'è più, e quindi bisogna cominciare a pensare anche non che cosa farò dopo, perché non sappiamo quando è questo dopo, ma capire anche
che adesso siamo a casa, siamo in una ragionevole condizione di sicurezza, che è bene che, diciamo, in questa sicurezza noi recuperiamo delle energie, che non pensiamo che le cose finiranno lì, che ci sarà bisogno di rientrare. Ma che ci sarà un dopo. Un dopo, e quindi di cominciare a essere convinti di avere la forza, la capacità, la determinazione per provare a ripartire, dopo, anche sulle possibili conseguenze successive. Senta, siamo in conclusione. Poco più sopra ci chiedevano un pensiero positivo da tenere durante questa quarantena. Io associerei alla domanda un pensiero positivo e una lettura positiva, e anche magari relativa al, insomma, al tema di oggi, che è la resilienza. Detto che in commercio si trovano tante cose e molti test su grazia.com. Allora, immagino, una frase che a me piace molto. Che così oggi sapete gli aforismi, no? Sì, tutti vengono frasi senza sapere bene a volte dove e forse molto spesso anche meglio, guardi. meglio perché la frase in sé è bella, esatto. Ma il personaggio un po' meno. Allora, ce n'è una, e però mi ha colpito e viene attribuita a Churchill, che è che un pessimista e un ottimista spesso arrivano nello stesso posto, ma l'ottimista ci arriva divertendosi. Che si ricollega al senso dell'umorismo, che è una delle chiavi. Cioè, la trovo molto, e chiaramente ha un legame anche scientifico, che purtroppo qui bisognerebbe stare più un pomeriggio, ma ha un legame, un ricollegamento forte con tutta la psicologia positiva degli anni 2000, portata avanti con il libro che ha la sua Bibbia in Imparare l'ottimismo di Martin Seligman, che era il presidente dell'American Psychological Association, un personaggio di assoluto spessore, che chiaramente spiegava che l'ottimista, che non è il beota che è contento quando gli sparano addosso, diciamo, in un certo senso, ma che è la persona resiliente in un certo senso, quindi che produce pensieri positivi a convinzione della sua forza, mantiene una buona rete sociale e così via, cioè alla fine, diciamo, era una persona che ce la faceva. Voi immaginate che Seligman faceva delle proiezioni sulla vittoria dei campionati NBA, che lavorava anche nell'ambiente sportivo. Lui è stato, chiamiamolo, il mental coach di Matt Biondi, famosissimo nuotatore plurimedagliato. Lui, diciamo, faceva delle proiezioni sulle partite, sulle squadre, sull'andamento delle squadre della NBA, leggendo e studiando a fondo le affermazioni, la comunicazione dei giocatori o degli addetti stampa, dai quali intuiva il clima interno e diceva chi aveva più possibilità di vincere e chi aveva più possibilità di perdere. Sembra un giochino, ma non è esattamente così. Certo. Quindi la frase è quella. Il libro? Come letture ce ne potrebbero essere diverse. Uno è un libro che ho ripreso in mano in questi giorni, perché poi è uno dei libri che ho cominciato a leggere 4 volte e non l'ho finito mai, che è questo, che è Il potere del carattere. Lui è un giornalista che scrive a livello scientifico per il New York Times e quant'altro, cioè è sempre occupato dell'educazione, è un libro molto divulgativo. Un libro che io consiglio anche, che ho fatto comprare anche a tanti studenti che si sono rivolti al servizio all'interno dell'università, è quest'altro, che è un libro di Jule Evans, va bene, dove io ho un po' un chiodo su questa cosa, no? Perché nei libri che ho scritto io c'è sempre un piccolo capitolino dedicato ad alcuni punti della filosofia. Ok. Qui è l'utilizzo, ci fu un libro storico che si chiamava Platone è meglio del Prozac, che se non mi sbaglio ce l'ho da queste parti, eccolo qua, che era di Luke Marinoff. Ok. Vabbè, nel senso che... Però non ha detto il titolo del libro di Evans. Allora, il libro di Evans è Filosofia per la vita. Filosofia, prego? Per la vita. Filosofia per la vita. Dove analizza diverse correnti di pensiero filosofico antico e le coniuga con fatti reali per far capire quali sono gli atteggiamenti più giusti dell'affrontare, più giusti, insomma, diciamo, di maggior aiuto nell'affrontare certe situazioni.
per fare l'esempio, vi rubo qualche altro minuto, cioè a un certo punto parla, perché poi mi sgridano che sto parla di una parla di un capitano dell'esercito della prima guerra in Iraq, che viene abbattuta con il suo elicottero, quindi viene catturata, si frattura le gambe, portano dentro una prigione irachena, viene violentata, viene sopporta tutto questo, diciamo, no? Con una solidità, beh, c'è scritto poi così via, adesso il nome non mi ricordo, e dopo lei diventa, quando rientra poi alla fine in patria, diciamo, solida come prima, mette su il programma di Resilience for Soldier, che era un programma da 3-4 milioni di dollari per addestrare alla resilienza i soldati americani, cioè, quindi una persona che ha convertito, che è riuscita a passare attraverso un'esperienza drammatica e l'ha trasformata in aiuto per altri, l'ha trasformata in un elemento. Beh, poi speriamo, tanto, insomma, questo tanto io l'ho già scritto da tempo, quindi non mi faccio una gran pubblicità perché è noto. Qui io tratto tre argomenti che possono interessare molto anche agli studenti, perché ne vedo tanti, dove parlo di motivazione, di resilienza e di autoefficacia, che sono tre aspetti importanti che devono essere coniugati insieme per avere delle buone prestazioni anche nell'ambito dello studio. Va bene, allora è stato veramente prolifico di libri, abbiamo oggi sforato di qualche minuto, ci perdonerete, va bene uguale, tanto insomma siamo a casa e aspettiamo tutto il bollettino delle 6, quindi siamo tutti nella stessa situazione, speriamo, state a casa, io sto a casa perché vivo è importante. Grazie del suo tempo, io so che ci sarà un terzo incontro, dunque ci vediamo la settimana prossima. E un saluto, che dire, a tutti. Grazie per averci seguito, buona serata e buon proseguimento. Ciao e a tutti, insomma, gli appuntamenti su questi schermi che ci saranno nei prossimi giorni, non perdeteci di nulla. Buon pomeriggio a tutti.